Ragazzi, e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Lady Maryam e oggi sono tornata in questo nuovo video su Roblox Adopt Me. E sono qui con la mia migliore amica Lady Robloxia. Ciao cucciolino! Oggi in questo video siamo su Adopt Me, come ho già detto. E dimenticavo, andate a seguire Laura su YouTube che si chiama Lady Robloxia. Mi raccomando, una cosa super importante. E poi andate a seguire pure il nostro migliore amico che oggi non è qui in questo video, però sta spesso nei nostri video, che si chiama Viper VIP. Mi raccomando, è super importante. Comunque, oggi, come già ho detto 3 volte, siamo qui su Adopt Me perché vi mostreremo l'aggiornamento di Halloween, che sta già da molti giorni, non so da quanto precisamente, però sta da molti giorni. Infatti, tra 8 giorni purtroppo andrà via. E quindi non ho potuto fare un video prima, però ora vi farò vedere tutti i minigame che hanno messo e le ricompense, e poi il posto che hanno aggiunto di Halloween. Ok, iniziamo subito con le ricompense che sono qui in questa stanza, che iniziamo proprio dai toys, ecco. Abbiamo quindi quest'ascia, questo passeggino, questa specie di candelabro, questo giochino per volare, questo frisbee, penso, un frisbee, questo palloncino, quest'altro palloncino e poi questo che sinceramente non so che cos'è. E poi abbiamo questa moto, che costa un po' tanto secondo me, però ok. Poi passiamo alle ricompense e accessori per i pet, che costano pure questi tanto secondo me, però ok. Poi dopo vedremo i pet. Allora, ve li faccio vedere tutti. Questo, e poi, ah no, giusto, scusate ragazzi, ve li ho fatti vedere forse più volte alcuni perché non li conosco tanto bene, perché sinceramente a me non interessano tanto gli accessori per i pet, ma non mi interessano di più i pet. Laura, tu cosa ne pensi di questi accessori e di questi toys? Ti piacciono? E secondo te i costi che hanno messo delle candy come sono? Sono un po' troppo esagerati perché costano un po' troppo, tipo appunto un po' troppo, però secondo me sono molto carini tutti quanti, Sì, soprattutto il passeggino che ho appena comprato. anche io ce l'ho comprato tempo fa. Ora passiamo alla cosa più bella secondo me di questo aggiornamento, che sono appunto i pet. Allora, iniziamo da quelli. Vabbè, andiamo così in quest'ordine che sono messi. Allora, abbiamo lo Scorpion, che sinceramente è veramente un bel pet. Eccolo qui, costa solo 300 candy, che è un prezzo pure, diciamo, normale, non è troppo eccessivo. Quindi ok. Poi abbiamo lo Skeleton Dog, che è veramente un bel pet. Infatti, uno, vabbè, ci sono, è uno tra i due pet che mi piace di più di questo aggiornamento, che secondo me anche il prezzo è normale. Poi abbiamo il Ghost Dragon, che è il pet che costa Robux, che costa infatti 1000 Robux, che pure secondo me a me non mi fa tanto impazzire, però comunque dai, è un bel pet. Quindi ok. Poi abbiamo Levil the Shaun, che non so bene, scusatemi come si pronuncia, però comunque è un bel pet. Infatti, se non sbaglio, è proprio Levil, scusatemi, il dream pet di Laura di questo aggiornamento, vero? Ok, perfetto. Quindi pure il prezzo secondo me è un po' normale. Poi abbiamo infine questi tre pet che escono in una box, la cat box, che io infatti già ne ho prese 3 per poi scambiarle, penso che ne prenderò altre 2 in questi giorni, così poi quando finirà l'aggiornamento tra qualche anno magari le potrò scambiare visto che saranno rare. Io ce li ho tutti i gattini di questo aggiornamento, quello leggendario, che ora scusatemi non mi funziona bene, non lo so, l'inventario che non si caricano però sta qui. Poi ho 5 di questi qua normali, che in realtà vorrei fare neon, infatti sto cercando di fare neon. E poi infine ne ho uno di quello bianco che ora non trovo. Ok, sì, sta qua, scusatemi, non l'avevo vista. E quindi ho pure questo bianco. E quindi a me mi piace molto questo, diciamo che è il mio pet preferito, però se devo dire la verità mi piace molto, come già ho detto, lo Skeleton Dog. Sono entrambi molto carini. Ora ragazzi, quindi queste sono le ricompense.
Ora vi farò vedere i due posti dove si fanno i minigame. Poi, appena si potranno fare, vi farò vedere proprio come funzionano. Così non so se poi. Vabbè, comunque vi farò vedere. Ok, perfetto. Allora, ci vediamo appena iniziano. Ok, allora ragazzi, questo è il primo minigame che appunto è stato inserito nell'evento di Halloween 2021, che è proprio questo qui, delle moto, che io lo chiamo così, delle moto, non so il suo nome esatto, ecco qua, si è teletrasportata pure Laura, che ora non è al momento come in chiamata, però tra poco rientrerà, e quindi sta per iniziare il minigame. Quindi vi farò vedere proprio come funziona. Quindi andiamo subito, aspettiamo che inizia, che eccolo qua. Si è bloccato, dice con 3700 score, ma in realtà non è così perché sta appena iniziando. Ok, noi siamo con le moto. Un attimo, Laura. Stiamo facendo vedere il minigame. Quindi si devono raccogliere le candy, ragazzi. Dobbiamo cercare di seguire questo tipo senza testa, che all'inizio mi faceva. Se avete un pet ride, prendetelo, saliteci sopra, in modo che potete fare il minigame rincorrendo il tizio solo con il pet, in modo che i fantasmini poi si potranno buggare e a volte non vi faranno niente, a volte vi faranno lo stesso girare la testa, dipende. Infatti, appunto, ragazzi, ora cerco di farvi vedere cosa succede se andiamo addosso a un fantasmino, vedete cosa succede. Io questo trick non l'ho capito bene perché mi si blocca quando faccio questo trick, però comunque raga, un buon trick perché veramente è facile, perché portare la moto è un po' difficile, almeno per me, poi non lo so per voi. Quindi, ok. Perché raga, a tempo? Vabbè, penso tutti i mi sì, tutti i minigame sono a tempo, pure quelli degli anni passati. Io e 2500, scherzo, 2400, pensavo di prendere un'altra candy, scusate ragazzi, che ora 2500, 2600, 2700, 2800. Vabbè, quindi è questo il minigame. Vedete, mi sono rimasti 30 secondi. Ok, raga, è finito il minigame. Mi hanno dato 204 candy. Sono molto contenta, così poi potrò comprarmi un'altra box tra poco. Infatti la box costa 600. Io ne ho 551, quindi sono contenta. Poi ogni giorno danno delle candy. Non vi so dire precisamente quante, perché sinceramente a me un giorno me ne hanno dato 300, un giorno 150, quindi non lo so ragazzi, non vi so dire, non l'ho mai capita questa cosa. E a me infatti dice che me le daranno tra circa 3 ore, 7 minuti e 28 secondi. Ok, quindi aspetto che inizi il prossimo minigame per farvi vedere. Ok ragazzi, poi prima che inizi il minigame vi volevo far vedere una cosa che ho scoperto in questo aggiornamento, però praticamente lo sanno tutti, però comunque ve lo voglio far vedere. Dovete andare in questo posto qui, nella cella numero 1, e praticamente vi ritrovate questo passaggio, scendete, e praticamente andando qui vi trovate questo posto con questo cartello, che io sinceramente non ho capito bene il senso di questo cartello. Allora ragazzi, secondo me è qualche spoiler di qualcosa che faranno per Natale, poi non lo so, però c'è questo posto e non penso che l'hanno messo a caso. Quindi non so se sarà qualcosa che hanno messo negli anni precedenti, se sarà uno spoiler o se semplicemente sarà uno scherzo di Adopt Me che ha messo questa cosa giusto per farci sospettare, diciamo così. Non lo so. Comunque raga, aspetto sempre che inizia il minigame. Ok ragazzi, sta per iniziare il minigame, come potete vedere mancano 20 secondi circa, 30 secondi scusate, vabbè, borraggio sono passati, era niente, ok. E si svolge in questa mossa che vi farò vedere dove si trova esattamente, in quel posto, diciamo in questo negozio, però che vabbè è facile da trovare, però comunque vi farò vedere. Mancano 10 secondi,
e bisogna raccogliere gli ingredienti per formare una pozione. Però ovviamente vi farò vedere come lo faccio io. E ok, manca. Ok, perfetto, inizia, raga. Io prendo sempre questo qui che è facilissimo da trovare praticamente. Però non è tra gli ingredienti. Ok, lo metto lo stesso. Poi vado a cercare questo funghetto. Che, raga, allora, io nonostante che sono passati i giorni di questo aggiornamento, non so bene dove si trovano tutti gli ingredienti, però ok, cercheremo di farlo insieme. Questo ingrediente si trova nella cella numero 2. Andiamo qui, esattamente qui. Penso sia questo, se no è l'altro, però dovrebbe essere questo, raga. Sono simili per me, ok? Perfetto. Andiamo subito, andiamo sempre qui a posarlo. E non lo so, raga, andiamo a vedere cos'altro ci serve. Ok. Perfetto, non so l'altro dove si trovi, sinceramente, però ok. Poi dovremmo andare a prendere questo, che non so dove si trova, però va benissimo. Cercheremo, lo troveremo insieme, non vi preoccupate. Lo troveremo insieme. Sono sicura di questa cosa. Un po' sicura, però, ok. Va bene, andiamo nella cella. Io vado a prendere quello che sta nella cella numero 6, che dovrebbe essere l'altro, mi sa. Non lo so, però ok. Mancano 40 secondi. Sì, è questo qua, raga. No, non è quello che stavo cercando. Vabbè, non lo so, ok? Perfetto. Di solito già mi danno le candy appena raccolgo 3 ingredienti, però io cercherò già, intanto se ne raccolgo 2, raga. Però ok. Quello là che ho raccolto, se ne vedete già tre, è perché è sbagliato, secondo me. Non lo so sinceramente, raga, se me lo mettono come corretto o no. Beh, ok, me l'hanno messo comunque come corretto e mi hanno dato 170 candy. Di solito, penso che me l'hanno messo comunque scorretto, però comunque ne ho messi tre e mi hanno dato 170, se no penso che me ne davano 200. Raga, sinceramente non lo so, però dovrebbe essere così, poi non lo so. Vabbè, comunque ragazzi, ora questo video, concludo questo video con l'acquisto di un'altra box e poi sperando che riuscirò a fare un altro video dell'aggiornamento di Halloween, perché sinceramente in questo periodo riesco a fare pochi video e quindi non so se potrò, se riuscirò a portarne altri in questi giorni, però spero di sì. Allora, andiamo subito a comprare questa box, però raga, non la apro perché sinceramente vorrei appunto trovare a cercarla a conservarla, scusate, però proprio per voi l'aprirò. Quindi sperando che avrò fortuna questa volta e l'andiamo subito ad aprire. Ok, speriamo, speriamo, speriamo. Ok, ragazzi, non fa nulla, è quello comune, però ovviamente fa nulla. Cercherò di farne due neon, sperando anche quattro, così me lo faccio mega neon. Però, ok, quindi noi ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e vi voglio bene, ciao!